signori e signori, si parte in partenza per il carnevale dei ragazzi di Subiano. Come noi bambini tu sei tanto piccoli, topolino. Dedicato questo carnevale dei ragazzi di Subiano a tutti i bambini, a quelli più piccoli e a tutti coloro che comunque vogliono essere in sicurezza. Grazie, questo è il presidente della Proloco di Subiano, Gianni Fanetti, e questa è una pemaia, e questo è uno dei carri, è il carro dei pirati, la Perla Nera. Salutiamo così le mamme e papà che sono saliti fin lassù per una giornata insieme ai loro bambini, per tirare tanti coriandoli, per divertirsi con le stelle finanti e poi anche per fare un po' i giocolieri, serve anche questo, e poi fare giri su giri, magari in questi carri dove ci sono anche i vecchi cavalli, quelli del 1973 che trainavano la famosa diligenza della banda Bassotti, no, di Paperonde e Paperoni. La banda Bassotti stava dietro e rincorreva Paperonde e Paperoni, sempre al carnevale dei ragazzi di Subiano. Divertimento di ieri e divertimento di oggi, sempre per i più piccoli. Ma chi siamo oggi noi? Saremo Pinocchio o saremo la Fatina? Chissà, l'importante è essere naturalmente presenti in un gioco di fantasia. E così la Proloco di Subiano ha pensato bene di uscire ogni anno sempre con questo carnevale, con fatica come a volte ci dicono, ma con la voglia di far divertire i bambini, di offrire delle giornate veramente spensierate. 5 sono i carri allegorici che troveranno i bambini, 2 trenini come questo dove c'è anche Capitan America, e questo è il trenino più vecchio ma più longevo del 1973, il trenino di Paperopoli, e poi c'è l'altro più nuovo invece che è quello di nonna o mamma Oca. Insomma, divertimento assicurato in un giro al carnevale di Subiano. Tanti sorrisi e tanto divertimento, una giornata vissuta in famiglia. Una giornata sicura, grazie naturalmente agli addetti della Proloco, grazie anche all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che è sempre presente lungo il percorso dei carri e sempre vicino ai carri, sempre pronti a far salire i bambini proprio nel carro. Complimenti, guardate che muscoli, accidenti. Insomma, un carnevale dove passare una giornata intera con tutta la famiglia, magari fermandosi per godere di una ciaccia, di una frittella, di un fiocco, di una bella ciambella. E tutto naturalmente condito magari per il babbo, che vuole essere un po' più saporito, con un bel salsicciotto e un bel paninozzo. E poi ci sono anche i giochi gonfiabili. Insomma, di tutto si può avere al carnevale dei ragazzi di Subiano. Questa è la seconda uscita, vale a dire che la prossima è l'ultima uscita, ce l'hanno già detto, sarà una domenica fantastica, una domenica di sole. E allora che cosa vi aspetterete, bambini, nell'ultima domenica? Un saluto a Re Carnevale che lascia questo nostro mondo. Sì, ma per ritornare poi non piangete, l'anno successivo. Però tutto serve per purificare, per rigenerarsi e per donare a tutti voi bambini un anno bello, ricco di fantasia, di affetti, di amori e di gioia. E allora un appuntamento dedicato anche ai più grandi. Sì, perché, cari grandi, domenica a Subiano c'è anche la Gran Cuccagna, cioè non si paga. Ti offrono una grande pasta asciutta da mangiare tutti insieme in piazza, gran pasta asciuttata, un buon bicchiere di vino e poi arriva la rificolonata. Per tutti i bambini si accendono le rificoloni e si porta in un funerale un po' sorridente il nostro Re Giocondo per la grande sfiaccolatura in piazza dopo aver gustato anche qualche cencio e qualche ciambellina. Il tutto ricordando che la sirenetta tornerà l'anno prossimo, ma intanto incontriamoci domenica a Subiano per il gran finale di carnevale. Ciao Zorro!